Un saluto a voi, seguaci di Eurogames Italia. Io sono il vostro signor Ojo e questa è la demo di Urbeck City Builder, un gioco che, come potete intuire, è ispirato alla mitica serie di SimCity. In realtà, come andremo a vedere, le meccaniche ricordano più un'altra serie, o meglio, altre serie, quelle dei city builder storici, come ad esempio Caesar. Infatti ci sono delle relazioni molto strette fra gli edifici che andremo a costruire e inoltre c'è anche un senso di evoluzione delle case dei nostri abitanti, proprio in relazione con la vicinanza a determinate strutture di servizi e produzione. Produzione che, attenzione, è legata alla creazione di risorse. Creazione di risorse che di solito non si trova in giochi come SimCity, si trova in parte in giochi come Caesar, ma è un elemento che troviamo più spesso negli strategici, soprattutto quelli in tempo reale. Quindi è un gioco che considero un po' un ibrido, anche se in realtà la parte city building è quella più rilevante. Vedremo adesso un po' di gameplay. La demo è abbastanza lunga. Inoltre ha mappe generate casualmente ogni volta che l'avviamo, quindi è possibile rigiocare a questa demo. Non so se sarà disponibile oltre a questa settimana in cui la sto giocando, che sto giocandola durante lo Steam Next Fest 2022. Non mi pagano per dire questa cosa, ma giusto per far capire più o meno il periodo storico in cui sto giocando questa demo. Potrebbe cambiare la demo, potrebbe il gioco essere diverso quando raggiungerà la fase definitiva, insomma. Lo dico per farvi capire il momento in cui sto giocando questo giochillo, che ci permette, vedete, di scegliere la dimensione della mappa, le risorse iniziali, come è fatto il mare, come sono fatti i fiumi, il tipo di terreno e eventuali mod. Mod in una demo raramente se ne vedono. Diamo un nome Oggilandia alla nostra città e iniziamo. Play. E qui abbiamo la nostra mappetta, sempre diversa ogni volta che avvio. E c'è un tutorial. Il tutorial l'ho già seguito, un tutorial abbastanza lineare, e noi cercheremo di seguirlo non leggendo qui, ma cercando di andare un po' a memoria. Allora, all'inizio abbiamo quattro tipi di edifici, no, di categorie di edifici possibili da costruire, che poi andranno a aumentare quando avremo espanso un po' la nostra città. Come vi dicevo, c'è questo aspetto evolutivo della nostra città, della nostra comunità, che verrà sempre mantenuto presente nel gioco. Infatti, ripeto, questo menu andrà allargandosi proprio a mano che il nostro centro urbano andrà a essere più grande e articolato. Allora, iniziamo a costruire una strada qua, così, pif, un po' a caso, e costruiamo anche dei campi che forniranno il cibo. Queste sono le risorse, vedete, c'è cibo. Quanto abbiamo nei magazzini e la dimensione massima dei magazzini. Questo è il surplus o il deficit di produzione. Qui abbiamo la forza lavoro, che viene determinata da quanta popolazione abbiamo, e questo è il legname. E vedete, ce ne sono altre di risorse che sono al momento bloccate. Qualche trekker qua, che fa trekking, scusate, passeggia su questa nostra strada che abbiamo appena costruito, ma senza un perché. Allora facciamo una cosa bellina. Uniamo già la strada al bordo della regione, anche se almeno in questa demo non porta ad alcun beneficio o, come si dire, malus. E iniziamo a costruire le nostre prime contadinate, i nostri primi campi. E c'è una macchinina qui che passa, vedete, una grafica low poly, come possiamo anche definirla. Che si chiama Voxel, direi, sì, chiamiamolo Voxel, non sono sicuro sia Voxel, ma forse. Ok, allora costruiamo qualche campo, diciamo così, in modo tale che, vedete, abbiamo un surplus di cibo. Il surplus di cibo cosa ci permette di fare? Ci permette di iniziare a popolare una piccola comunità. Costruiamo delle case. Allora, non è necessario costruire queste zone attaccate alle case, ma c'è un limite massimo, vedete, ci viene ricordato qui nel piccolo menu sulla sinistra. Le case possono essere costruite a un massimo di 3 quadratini rispetto alla strada, quindi posso costruirla qui, ma non qua. Vedete che diventa rosso il segnalino qua. Ok, adesso abbiamo abbastanza forza lavoro
il cibo inizia ad essere consumato, iniziamo a costruire un taglialegna per poter sfruttare queste foreste. Allora, costruiamo un'altra strada, vedete, le vie migliorano a seconda di dove si trovano e il rapporto che hanno con gli edifici vicini. Ok, allora costruiamo una viuzza che vada qui. Ecco qui. Costruiamo la nostra prima industria, un bel taglialegna. Posso costruirlo anche un po' più in qua, in modo tale da coprire un maggior numero di alberi. Gli alberi andranno a consumarsi, non in maniera velocissima, perché il taglialegna va anche a piantare nuove pianticelle. Comunque abbiamo iniziato ad avere una produzione di legname che naturalmente ci servirà per costruire nuove case. Abbiamo anche, vediamo un po'. Il nostro primo obiettivo è quello di iniziare a trasformare le case non più in capanne di legno, ma in case di un villaggio, di una piccola cittadina. E per farlo cosa dovremmo avere? Ma dovremmo avere una popolazione da 300, tre fattorie, non sono queste, questi sono campi, sono esclusivamente campi. Avranno un costo di una energia elettrica, quindi dovremo anche iniziare a gestire la produzione elettrica. Non abbiamo centrali all'inizio del gioco, quindi scordatevi la mitica centrale a carbone di SimCity 2000. Producono le case da cittadina 14 unità di forza lavoro. Consuma 12 cibo e 1 elettricità. Allora, come vedete, ha bisogno di 15 o più quadrati con almeno 6 residenti in un raggio di 3. Al momento di residenti ne abbiamo solo 5. Zero o meno pollution, quindi anche l'inquinamento inizia ad avere un ruolo. Non credo che le automobili abbiano influenza sull'inquinamento. Penso che l'inquinamento sia determinato da alcune strutture che io però non ho ancora incontrato nella partita demo. Non credo che si arrivi a quel punto, ma non giocherò tantissimo, anche se sono già 7 minuti che sto parlando e non è che abbiamo visto poi molto di questo gioco. Allora, cerchiamo di arrivare a 100 per sbloccare, vediamo se possiamo sbloccare qualcosa. Allora, bisogna fare un po' di tutorial. Ta ta ta. 6 campi li abbiamo costruiti, 6 case le abbiamo fatto. Build Limber Camp. Allora, cerchiamo di raggiungere 100 di popolazione. Quindi costruiamo altre case. Possiamo anche avvicinarci qui. Come vedrete, ecco, siamo in deficit di cibo. Quindi andiamo subito a costruire un altro po' di campi. Ok, facciamo così. No, ho sbagliato. Porca vacca, beh. Vi mostro come si fa il bulldozering. Distruggiamo anche quest'albero che non viene distrutto automaticamente. Allora, costruiamo queste nuove fattorie. Abbiamo un surplus, no, già calato, siamo di nuovo in deficit. E vediamo un po' se arriviamo a 100. Dai, marini, cercate di arrivare. 90. 96, maledetti. Porca vacca. Allora, costruiamo ancora un po' di strada. Anche così. Ta. Aggiungiamo qualche casa così. Tiè, ne facciamo già 4x4. Mettiamo un attimo in pausa, visto che abbiamo un deficit di cibo. Ora che siamo sopra i 100, dovremmo aver sbloccato qualcosina. Non ancora, forse è la demo che ci permette di fare. Allora. Adesso stiamo cercando di costruire una farmhouse, quindi una casa della fattoria, nella prateria naturalmente. E dobbiamo arrivare a 200. Quindi dovremo costruire ancora altri campi. Ok, ora costruiamo altri campi. Espandiamo questi così. Beh, insomma, se forza lavoro ne ho abbastanza, posso costruirne anche tanti. Vedete, la costruzione di determinate strutture va a influenzare o a ritoccare i nostri magazzini. Anche la forza lavoro, come dicevo, è una risorsa che si consuma. Quindi per costruire determinati tile, determinate caselle, la forza lavoro dovrà essere in magazzino.
non basterà quella prodotta al turno, ma dovrà essere proprio usata quella immagazzinata. Un concetto un po' strano, però così l'è. Ecco, adesso vedete la farmhouse diventa quasi disponibile. Insomma, tutti questi sblocchi di solito sono relativi alla quantità di persone che vivono in queste zone. Distruggiamo questo, ampliamo ancora il nostro villaggio. 174, 180, surplus è ancora buono. E niente, qua dobbiamo fare ancora un po' di roba. Facciamo così, facciamo una cosa un po' diversa. Ok, 210. Adesso abbiamo sbloccato finalmente la farmhouse. La farmhouse produce molto cibo senza bisogno di lavoro. Quindi la forza lavoro che stiamo adesso impiegando sui campi verrà, diciamo, coperta dalla presenza di una farmhouse. Allora, la farmhouse può essere costruita solo se è circondata da 12 caselle fattoria, o campi meglio coltivati, e se non ha, come si dice, un'altra fattoria a distanza di meno di 5 caselle. Quindi adesso io potrei costruirla qui. Però cerco di costruirla in realtà un po' più in là per poter avere una cosa del genere. Oh, scusate, devo costruire prima la strada. Facciamo così, costruiamo The Factoria. Ok, qua ce ne ha 6, no, 9, 9, 18. E poi costruiremo un'altra fattoria dalla parte opposta. In realtà le fattorie possono anche coprire le caselle già occupate da una fattoria. L'importante è che non siano a meno di 5 caselle. Qui, a parte che c'è la strada, ma non importa, vedete, sono a 5 unità casella dall'altra fattoria e dunque non è possibile costruirla. Però qui, per esempio, si può fare. Costruiamola qui, no, perché non ha la strada. Piccolo errore di nuovo. E mettiamo qui la nostra factory. Guardate che bello, la gente entra e vede questi bei campi arati e pieni di cereali, verdure, frutta e quant'altro. Ok, allora abbiamo raggiunto 200 di popolazione. Vediamo se si sta per sbloccare qualcosa. Sì, si sta per sbloccare la Lumberjack Cabin. Questa praticamente è una casetta in cui i nostri taglialegna bruciano la legna per generare energia elettrica. E questo ci consentirà, come avevamo visto prima, di ottenere la risorsa necessaria per creare o far generare delle case da cittadina, quindi case in muratura, se vogliamo, case semplici in muratura. Ok, allora iniziamo. Quanto ci servono? 300 abitanti, suppongo, per sbloccare questo Lumberjack Cabin. Sì, e anche 3 farmhouse. Come vedete, prima di poter sviluppare le nostre, come dire, comunità, dobbiamo seguire queste regole molto molto ferree. Allora andiamo a costruire qui un'altra fattoria vicino alle case, perché no? Allora costruiamo dei campi, qua ne costruiamo solo così, però allunghiamo anche la strada. Non è importante, come dicevo, non ci sono degli agenti che girano per le città come avviene in, scusate, in Caesar 2, tanto per fare un esempio, e quindi non c'è bisogno che le strutture siano collegate con una strada, diciamo che siano vicine, a meno che non abbiano un'influenza diretta in un'area. Le fattorie non hanno questa influenza diretta perché gestiscono semplicemente i campi. Ecco, la produzione di cibo poi viene distribuita in maniera automatica senza tener conto delle distanze. Quindi costruiamo questa farmhouse qui, così. Abbiamo un surplus molto buono. I magazzini vanno ad aumentare in base alle strutture relative alla produzione di cibo. Potremmo anche costruire dei silo presto, ma non ancora. Ok, cerchiamo di arrivare a 200, a 300 abitanti. Quindi facciamo così. Qua lascio degli spazi per eventuali strutture che potrebbero tornare utili dopo. Ok. Aggiungiamoci comunque un'altra fila di case qua e qua. Bulldozzeriamo questa. Costruiamo una casa qui. E costruiamo un'altra fila qua. Ok.
Benissimo, abbiamo sbloccato le case in muratura e la nostra cabina di bruciatura del legno. Vedete, si è espanso anche il menu qua sotto e abbiamo degli edifici amministrativi come il consiglio di quartiere e i parchi che daranno felicità e gioia, perché infatti l'ultima risorsa di cui non ho parlato, almeno fra quelle visibili a schermo, è la felicità. La felicità porta ad avere miglioramenti, naturalmente più è alta, nella qualità delle case. Questo è importante. Allora, procediamo ancora un po', vediamo, costruiamo quell'Humberjack Cabin. Questo deve avere uno più Lumberjack a distanza di 3 e non deve avere altre cabine a distanza di 3 anch'esse. Quindi procediamo, la mettiamo qui, non è così fondamentale metterla così vicino, ma la lasciamo comunque qua e vedete, si è aperta una nuova risorsa, la risorsa elettricità, che è già stata un po' consumata. Perché? Perché le case stanno cambiando, finalmente vedete. Le piccole strutture in legno stanno diventando strutture in muratura. Strutture in muratura che porteranno più lavoro, più felicità e tante belle cosette, che speriamo anche più popolazione, in teoria. Questo non l'ho ben visto. E bene, vediamo se si sta sbloccando qualcosa. Il consiglio cittadino, sì, di quartiere, ci vuole una popolazione di 700, quindi quello è il nostro prossimo step. Poi abbiamo i parchi, anch'essi a 700. Vediamo. E c'è anche una tenant farmer. Allora, tenant farmer praticamente è il latifondo. Sono dei piccoli proprietari terreni che in realtà non sono davvero proprietari della loro terra, ma sono dei tenutari. Cioè, hanno la terra in affitto e lavorano per un latifondista. Latifondista che presto entrerà in scena, anche se non ho ancora ben capito perché fare questa strana cosa. Se ci sono le fattorie, non capisco perché avere il latifondo. Io avrei invertito, avrei avuto prima il latifondo e poi le fattorie. Però vabbè, il gioco fa queste cose qui. E chi sono io per discutere con gli sviluppatori, mi domando. Ok, cerchiamo una zona dove costruire questi latifondi, anche perché dovranno essere abbastanza vicini, in quanto poi dovrò costruire anche una tenuta del proprietario terriero. Quindi proviamo a costruirle qui. Facciamo così. Vediamo. Costruiamo un po' di campi. Dovrebbe andare. Ok, sì, facciamo così. Così, così, questo bulldozers, così, e costruiamo le piccole casette dei tenutari. Vedete, bisogno, così, anche loro hanno la cosa che non devono essere troppo vicini a strutture simili, però vedete, hanno un range molto molto ridotto. Adesso costruiamo la casa del tenutario, eccolo qua, c'è la casa del proprietario terriero, che però, ah, mi sono sbagliato, posso costruirla qui? Sì, la costruisco qui, vabbè, no, non posso costruirla perché c'era roba, mi ero dimenticato che la casa del latifondista è di 4 caselle. E quindi non si può fare una cosa simmetrica, odio puro. Vabbè, mettiamola qui. Ok, non sono entusiasta, ma va bene così. È una brutta zona questa in realtà, ma vabbè, pazienza. Vedete, consuma anche tanto. Io non so sinceramente cosa mi convenga fare così, quando invece le fattorie funzionano molto meglio. Vabbè, lasciamo perdere. Tutto aggiustabile, naturalmente. Ok, allora dobbiamo arrivare a 700. Qua perché non sono ancora venuti fuori? Ah, perché mancano le strade qua, probabilmente. Sì. Quindi la strada deve scendere per di qua. E direi che sarebbe bene
costruire anche per le strade, per così. Ok, cerchiamo di arrivare a 700 abitanti. Anche qua lasciamo una casella vuota, che non si sa mai. Anzi, ne lasciamo due, perché potrebbero venirci utili anche i parchetti. Facciamo così. E così. Ok. Fa. Bulldozzeriamo. Casupole. E voilà. Dovrebbero bastare, spero, per arrivare a 700. Anche le strade, come vedete, migliorano. E possono essere diversi tipi di strada. C'è la bella strada rurale, la strada di città, la strada commerciale e la strada bella. Strada bella. Che è legata a quante strutture verdi ha intorno. Oh, siamo in deficit di elettricità. Quindi vediamo se riusciamo a migliorarla facendola diventare una lumberjack house. Allora, costruiamo un paio di case qui. Questo dà il boost alla lumberjack cabin. 4 more square con almeno 6 abitanti. Al momento ne abbiamo 2, però in teoria tra poco dovrebbe saltare fuori qualcosa. Allora, costruiamo un altro taglialegna e lo costruiamo magari qui, visto che siamo vicini. Molto vicini. Ok, no. Ah, manca la strada, come sempre mi dimentico. Oh no, qua c'è una risorsa, vero? E attenzione, non avevo ancora mostrato che si può girare qua. Posso distruggerla la risorsa? No, sì, no, no, non posso distruggere la risorsa, quindi è una strada vicolo cieco questa. Ma no, possiamo girarci attorno così. Che brutta roba. Posso distruggerla questa risorsa? Vediamo. Questi sì. Allora, gli alberi possono essere distrutti. Quindi facciamo così. Tagliamo anche questo albero e mettiamo il taglialegna. Sì. Allora, non so se... No, beh, la quantità di alberi che andiamo a coprire con l'area di influenza dell'edificio non influenza la produzione, ma influenza in quanto in fretta si andrà a esaurire la quantità di legname da queste parti qua. Per cui, per questa demo possiamo anche fare così. Ogni tanto mi fermo perché voglio comunque fare bene. Questo è il mio problema. Allora, costruiamo anche un'altra lumberjack cabin. Me la piazziamo sempre qui. Le case le ha già vicine. Per cui lumberjack house è stata sbloccata. Eccola qui. La lumberjack house produce più energia rispetto alla cabina del lumberjack. Ha bisogno di case vicine. L'abbiamo fatto, tutto a posto. Quindi la nostra produzione di energia, vedete, è migliorata molto. Possiamo, adesso non mi ricordo più come si faceva a cambiare anche angolo. Può anche cambiare angolo di... Vediamo un po'. Col C, sì. Col Q? No, col C. Col C possiamo cambiare angolo della prospettiva. Anche se io preferisco questo, sinceramente. E mi piace che il fatto che si possa ruotare. Anche se, naturalmente, la vista isometrica ha il suo fascino, però... Carino che sia permesso di fare così. Non mi pare si possa inclinare liberamente la telecamera, ma vabbè. Non si può volere, non si può avere tutto. Si può volere tutto, ma non si può averlo. Ok, siamo a 700 unità, quindi dovremmo essere in grado di costruire una villa. La villa dobbiamo costruirla lontano dalle altre case, vedete? Devono esserci 25 o meno residenti in un raggio di 4x4. Allora, questa casa non diventerà mai una villa perché al momento ha 214 abitanti e non 25 o meno. E ha bisogno di una o più aree verdi, quindi parchi, in un raggio di 4. Al momento 0. Allora, andiamo a cercare una bella posizione per la nostra villa. Qua mi sono un po' giocato tutto
tutta questa zona, ma costruiremo delle strade apposite. Anzi no, andiamo a distruggere questo. Così andiamo a costruire la strada per di qua. No, ho sbagliato, non si può tornare indietro, vero? Ah, porca, vi ho mostrato una cosa che volevo mostrarvi dopo. Vabbè, a questo punto tagliamo il bosco e ciao, così. Di qua una stradina. E il taglialegna lo piazziamo qua così. Ok. Voilà. E siamo a posto. Produzione di legno un po' basso, ma dopo costruiremo altre strutture a questo scopo. Anzi, potremmo già costruirne qualcuna, magari una qui, vediamo. Tu, sì, perfetto. Landmark, no. Industry, no. Industry, sì. Allora, number camp, lo mettiamo qua. Top. Allora, vedete, non sto ottimizzando, per carità. Sto andando così a istinto. L'istinto del bello. Il bello che sono io, naturalmente. Ok. 718, felicità a momenti. Dove potremmo costruirla questa villa? La villa... La villa che non è l'ultimo step evolutivo, quindi lasciateci un po' di spazio intorno, ve lo dico. È un consiglio da amico questo. Allora, la villa potremmo costruirla qui, è la villa del latifondista. Anche la villa ha il grave difetto che è un edificio da 4, per cui non si possono fare strade e strutture simmetriche in maniera facile. Allora costruiamo una casa qui, tic tic. No, anzi, la costruiamo così. Scusate. La costruiamo così, tic tic. E ci costruiamo accanto un bel parchetto. Parco 1. Green areas 1. Allora è pronta, vedete, all'upgrade a villa, ma dobbiamo aspettare che arrivino altri abitanti. Abbiamo anche sbloccato gli hotspot, quindi per costruire un campo da calcio, ma il campo da calcio richiede una felicità da 8, quindi ci vorrà un pochino. Abbiamo anche il bar del villaggio, ma c'è bisogno di una popolazione il doppio di quella attuale. Sbloccheremo presto anche il mulino ad acqua per ottenere più elettricità e anche il molo. Il molo che ci dà accesso, mi pare, forse a cibo, non ricordo adesso. Però insomma qualcosa ci dà accesso. E il consiglio cittadino, dobbiamo costruire un silo di grano, che facciamo subito, eccolo qui, silo di grano, che ha bisogno di 4 farmhouse. Farmhouse ne abbiamo solo 3 al momento, vediamo di costruire un'altra. Non posso costruirla qui, ahimè, perché immagino sia troppo vicina, vediamo. Dannazione, è così, però la costruiamo qui. Vabbè, facciamo subito, non serve neanche costruirci la casa, c'è la strada attorno, ma io lo farò lo stesso perché mi piace avere le strade comunque, anche se non sono necessarie. Allora, facciamo così, costruiamo la nostra fattoria qua e la strada così. Tiè. E abbiamo ottenuto il silo di grano. Silo di grano che possiamo mettere un po' ovunque. Abbiamo ancora tanta forza lavoro, sì, magnifico. Silo di grano, lo recuperiamo da qui. Silo di grano che occupa 4x4 e ha bisogno di avere 2 o più farmhouse in un raggio, quindi... Mi sa che ho fatto una mezza sciocchezza. Come mai? Non capisco. Perché qui riesco a coprire l'altra fattoria, ma se vado dall'altra parte non succede lo stesso? Mi pare che la strada sia lunga uguale, o no? Che misteri. Allora, costruiamo qui. Allora, facciamo questo. Aumentiamo un po' la superficie dei campi qui. Anzi, facciamo pure così, senza problemi. Per, diciamo, risarcire il contadino, il fattore, per il fatto che andiamo a piazzargli qui il nostro silo. Allora, scusate, devo fare Alt. E voilà, facendo Alt andiamo a costruire sulle strutture già presenti.
metto un attimo in pausa perché devo cambiare l'auricolare. Ecco fatto, voi non vi siete accorti di nulla perché tutto è stato rapidissimo. E allora abbiamo fatto questo, abbiamo sbloccato il consiglio del quartiere. Cosa fa il consiglio del quartiere? Che è costruibile un po' ovunque. E lo costruiremo, no, volevo costruirlo al centro io della città, per dare un senso di consiglio cittadino. Cosa fa? Ci permette di attivare delle leggi, delle politiche, le chiama il gioco, che possono essere per esempio i giardini comuni, giorni di lavoro in più, che naturalmente fa diminuire la felicità, poi sovrasfruttamento del legname, poi foresteria sostenibile, miglior qualità di cibo e poi servitù praticamente. Serf in realtà è servi della gleba praticamente. No, non sono schiavi, è che lavorano per il proprietario della terra, quindi proprio servi della gleba da un certo punto di vista. Poi lo facciamo better quality food, che fa aumentare la felicità, vedete 8 e 3, e abbiamo anche sbloccato la cappella e il campo da calcio. Campo da calcio che vediamo se possiamo già costruire. Sì, magnifico. Campo da calcio che costruiremo qui. Vediamo qua che forse copre un'area maggiore. Sì. Così, facciamo così. Questo dovrebbe dare più gioia ai cittadini. Cittadini che forse avete notato che l'ho fatto prima per errore. Possiamo andare a indagare più da vicino con questa vista in prima persona, quindi possiamo anche girovagare per la nostra, olà, per la nostra piccola cittadina, come un fantasma in realtà, perché le auto potrebbero investirci, ma non vorrei far provare questa brutta esperienza. Possiamo anche introdurci nelle case, anche se non c'è molto da vedere, però insomma una cosa carina che abbiamo visto anche per esempio in altri giochi simili, però comunque il fatto che ci sia è sicuramente un punto a favore. Ok, allora abbiamo fatto questo, c'è anche il luogo di preghiera, quindi costruiamo la nostra cappelletta, che è una cosa da uno, quindi la possiamo piazzare qui in centro città, ci sta, ci sta. Ah, non abbiamo abbastanza risorse perché ci serve il ferro che andremo a recuperare da questi depositi che vedete qui in basso. Ruotiamo un attimo la visuale perché sì, mi serve un po' di strada qui, quindi distruggiamo quest'alberuzzo. Uppo. E andiamo a costruire la strada così e poi giù. Voilà. Ok, non credo sia ancora disponibile. No, non è ancora disponibile. Lo scavo, neanche il bar è pronto. Noi abbiamo fatto la prima legge, magnifico. Vediamo il watermill, ci serve un po' più di popolazione. Allora andiamo a costruire altre case. Qua forse servirebbe una strada. A 1, 2, 3, ok, ci siamo. Allora, costruiamo houses. Facciamo così. Questa non potrà andare troppo in là. Poi ad un certo punto, ah no, ci sono ancora case qua. Cioè, la strada è abbastanza vicina, quindi questo dovrebbe già ricrearsi tutto. Ok, facciamo così. Questo è un po' in dubbio che funziona, no, ha funzionato, perfetto. Allora, 870. Allora, cibo ne abbiamo, forza lavoro a posto, legname ok, energia perfetta, 900 e dovremmo aver sbloccato qualcosa. Vediamo cosa mi sblocca. Il mulino ad acqua. Mulino ad acqua che dobbiamo piazzare per l'appunto su caselle vicino al liquido trasparente che dà la vita. Allora, piazziamolo qui, distruggiamo questo albero, bulldozzeriamolo e andiamo a costruire il nostro mulino nell'industria. Tac. Mulino che genera 90 unità. Consuma legno per la manutenzione, infatti vedete è un po' calato il surplus, però immagazzina 50 unità di energia, cosa che mi pare le casette dei brucialegna non facciano. No, lo fanno, scusate, parola torna indietro, ne attengono anche molta di più. Ok, ci serve qualcos'altro, vediamo quali sono i nostri prossimi obiettivi.
Nice park, ci vogliono quattro aree verdi. Allora, andiamo a vedere anche la villa, ecco qua che bella villona, insomma, insomma, vabbè, diciamo che è una casa di campagna, villa può essere inteso come casa di campagna in questo caso. Allora, per diventare una magione, come Maniac Mansion, ha bisogno di 13 di felicità, non credo che ci arriveremo, però ha bisogno di 10 o più aree verdi intorno a sé. Quindi andiamo a creare sicuramente altri parchi, perché consumano un sacco di forza lavoro. Allora, costruiamone così. Allora, fatto, dovremmo aver sbloccato i campi belli, che vedete 300 unità di forza lavoro consumano, cioè no, consumano, impiegano, e ne consumano 55. I parchi belli sono così. Allora, distruggiamo questa un attimo e costruiamo la strada, così. Alberata, well, e costruiamo un paio di parchi belli. Qui e qui, giusto per dare così un senso di magnificenza a questa casa di campagna. E poi il resto potrei farlo tranquillamente senza grossi problemi. Cioè con questi basic, con questi parchetti basic, che comunque fanno un bel effetto. Guardate che bel effetto della nostra villa. Aiuto, ho parlato per 36 minuti. Abbiamo sbloccato anche altre aree verdi, come per esempio questo camminata in, come si chiama, in pietrisco, oppure una camminata, oh, wow, una pavimentazione con i tasselli, come si chiamano adesso, molto tardi, come solito sto registrando queste demo molto tardi, non mi viene in mente. Vabbè, San Pietrino, volete? Chiamiamolo San Pietrino? Chiamiamolo San Pietrino. Lo mettiamo così, qua sul retro, questa zona pavimentata. E giusto per mostrarvi, vi faccio vedere anche la zona con il pietrisco. E la terra battuta, vediamo dove potrei piazzarla. Che continua così. Ah no, è troppo bella per star qui fermi tutti. Mettiamola qui. Ci sono anche dei parchi floreali che aiuto, costa tantissimo. E allora, questa zona Graveled la mettiamo, boh, possiamo metterla qui, così, vedete? In realtà qua non si vede molto bene, ma ci sono queste piante in vaso che hanno il loro perché. Cibo a sufficienza, vediamo cosa sbloccare ancora. Abbiamo il mercato locale, ma ci serve una città più ampia. I docks, ci serve ancora un po' di gente. Questo abbiamo fatto tutto, anche qua ci sarebbe più gente e così via. Allora, vediamo cosa potremmo fare. Potremmo, in previsione del molo che andremo a costruire, potremmo iniziare a costruire una cittadina da queste parti qui. Allora, bulldozeriamo questi alberi, mi dispiace per voi, ma ho bisogno di campo libero. E andiamo ad allungare questa strada, passando persino per il deserto, fino a qui, poi di qui e fino a qua, dove poi andremo a costruire il nostro moletto. Visto che ci siamo, piazziamo anche una casetta del taglialegna, visto che comunque un po' di energia elettrica e di legname male non fanno, anzi. Ci servono come il pane, perché come produzione di legno siamo un po' indietro. Anche se, come vedete, a non costruire il legname comunque si accumula, abbiamo un surplus e dunque le scorte dovrebbero bastare. Allora, iniziamo a costruire qualche casupola da queste parti. Per esempio così. Lasciamo spazio per qualche struttura abbellente lì. Qui dietro facciamo una strada fino qua, anzi così, ok, in modo tale da costruire così, ok, qui
qui invece la strada prosegue per di qua, perché poi faremo un ponte. E qui possiamo lasciarla libera e fare invece dei bei parchetti, che poi magari si trasformeranno in un bar del villaggio. Abbiamo sbloccato il molo intanto, quindi andiamo subito a piazzarlo. Eccolo qui. Mettiamolo qua e vedrete, inizieranno a generarsi queste barchette. Cosa fa il molo? E chi lo sa? Ci permette di costruire delle case dei pescatori. Case dei pescatori che andremo a piazzare qui. E vediamo che effetto che hanno sulla nostra comunità. Allora, naturalmente nascono come edifici in legno, ma poi si trasformano in fisherman house, che generano forza lavoro, ma soprattutto cibo. Quindi al costruire il molo si potenzia, diciamo, la produzione di cibo. Non è un molo industriale, ma vedete che bello che anche questa zona qui ha il suo moletto e la sua, il suo corrimano. È proprio una bella integrazione fra le varie strutture. Ripeto, grafica semplice, ma che ha il suo perché. Perché? Chi lo sa. Forse questa casa... cioè questa la metterei così, allora. Questo lo mettiamo qui e continuiamo la strada per di qua. Ok, siamo 1180 e ciò mi suggerisce di costruire ancora casupole. E le costruiamo sempre con lo stesso metodo. Sto un po' sperimentando, probabilmente questa città diventerà molto meglio di questa, che ho fatto in maniera meno accorta, però ancora non lo so. Non lo so. Costruiamo una strada qui, così, che si va a riunire qua giù, e costruiamo tutte tu le case qua. Ho sbagliato. Sì, ho sbagliato miseramente. Ok, quindi andiamo a distruggere queste case, mi spiace. Villici. Errai. Dopo qua. Voilà. Qui manca qualcosa, devo aver distrutto una house. Voilà. Anche qua ci deve essere qualcosa. Oh, house qui, perfetto. Anche belle le casette dei pescatori, così colorate. Colorful. Fisherman house, cosa gli manca per trasformarsi? Beh, si trasformeranno tra poco. Costruiamo un altro campo da calcio. Lo costruiamo qui nel deserto. O qua. Boh, costruiamolo qua, tiè. Perfetto, siamo a 1420. Felicità non ancora altissima. Una landlord's house genera felicità, quindi i latifondisti generano felicità. Va bene. Dobbiamo anche cercare di migliorare queste case in murature, trasformarle in case di muratura per chi c'ha i danè. E cosa bisogna fare? Ci vogliono i food services. Now possiamo attivare finalmente il mercato e l'emporio, che fanno parte di questa parte qua, vedete, landmark. Allora abbiamo il local market e il mini market. Il mini market costa di più e consuma di più, mentre il local market ha l'effetto di vendere direttamente i prodotti a chilometro zero, quindi deve essere vicina alle fattorie, mentre il mini market non ha questa limitazione e dunque può essere costruito anche qui, lontano da una, come dire, da una struttura produttiva di cibo. Non so se il mercato locale può vendere il pesce dei pescatori, cosa che andiamo subito a verificare, perché no? Sì, sì, altro che no. Allora mettiamo qua il mini market e vedrete che le case migliorano, e migliorano subito. Vedete, le mura vengono adesso dipinte con degli intonaci belli vivaci. Guarda che traffico qui, più tranquillo. E vediamo di costruire anche un mercatino locale, vediamo se ce la faccio. Giusto per farvi vedere. Allora, mercato locale, local market, ha bisogno di una fattoria. Ah, eccolo qua, perfetto. Qua si può costruire, quindi lo costruiamo. Bel mercato, chilometro zero. E vissero tutti felici e satolli.
le case iniziano già a migliorare. Ah no, questa non era una casa da migliorare. Vediamo se manca qualcosa. Ah, manca il cibo. Ecco perché dobbiamo subito andare a potenziare la nostra produzione. Quindi, così e così. Ah, questo è un deserto per cui non possiamo costruire una fattoria, cioè un campo orato. E allora noi ci metteremo un bel campo di fiori. No, troppo grande. Un bel parco. Anzi, no, una zona così. Voilà, con dei fiorellini. No, non è aumentata molto la produzione. Ai 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 ai. Dobbiamo costruire un'altra fattoria. O un altro latifondo. Ma costruiremo invece una fattoria qua nei pressi. Allora, costruiamo field. Facciamo 3x3 e 3x3, così. Fattoria qua, farmhouse. Uffa. Non lasciamolo quell'alberello, mi sta simpatico. Ecco fatto. Benissimo, cibo aumentato, quindi ciò vuol dire che le case dovrebbero iniziare a migliorare di nuovo. Felicità 9-3, attenzione, presto forse la magione si trasformerà. Voilà. Ok, allora, prossimo obiettivo, costruire la miniera di ferro. Ok, dobbiamo avere 1700 abitanti. Inizia ad essere difficile, vedete? Inizia ad essere difficile piazzare tutti gli edifici di cui necessiteremmo. Allora, quella miniera lì è un po' persa, lì in mezzo. Però pazienza, lasciamola lì per il momento. Costruiamo qua. Andiamo a costruire un po' di case. Voilà. E una strada che continua per di qua. 1470, qui ci può tranquillamente stare un local market. Anzi, no, vediamo se lo possiamo costruire qui. Lo local market. Ok. Naturalmente il surplus di cibo va calando. Ma questo è da aspettarselo, visto che immagino che le case. Sì, queste case consumano 18, mentre le casette di legno consumano 10, come vedete. Energia elettrica tutto ok. 1530, bisogna intervenire ancora. E costruire altre fattorie, mi sa. Vediamo se aumenta la produzione di cibo. Sì, perfetto. Quindi a conti fatti potremmo anche fare così. Vediamo se funziona. Sì, ok. E niente, mi tocca costruire altre case. Così, tic, tic, ticchete, tacchete. Voilà. Costruirei anche un altro molo, magari. Costruiamolo qua. Così costruiamo anche un po' di case dei pescatori tutto attorno. Voilà. Se no così. Perfetto. Posso costruire anche un mini market qua, vediamo. Cioè, non un mini market, ma un mercato locale. Eh no, ci vogliono le fattorie proprio. Vabbè, vabbè, si può fare molto allora. Ci vorrebbe un mini market anche qua. Dovrei avere abbastanza. Abbiamo sbloccato la miniera comunque. Adesso concentriamoci un attimo sulla miniera, che immagino sarà 4x4, era ovvio. E genera, vediamo se genera pollution. Non sembra generi pollution. Allora, anche perché poi non sarebbe bello avere dei campi arati vicino a una fabbrica che produce veleno. Facciamo così. Costruiamo finalmente la nostra iron mine. Voilà. Abbiamo costruito
possiamo sbloccare le case dei minatori che immagino debbano essere costruite nei pressi qui del minatore. Per potenziare la produzione, vediamo. Sì, aumenta la produzione, non consumano tanto, 10 più 1 di energia, però eccole qua, queste sono le case dei minatori. È un po' peccato che sia piccola la mappa di questa demo, ma insomma ci sta già facendo vedere molto, 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 molto. Ecco che inizia la nostra produzione di ferro finalmente, quindi dovremo aver sbloccato anche la nostra cappella. Allora, abbiamo la chiesa, però abbiamo bisogno di 50 unità di ferro. Dobbiamo aspettare un pochino. Abbiamo sbloccato la scuola? Sarà nei landmark? Sì. Abbiamo sbloccato la scuola. E ci vuole ferro anche lì, quindi no, nada. Facciamo questo, benissimo. Magari aumentiamo un po' la felicità di questi poveracci. Poveracci perché lavorano in una zona malsana, non perché sono poveracci nel senso negativo del termine, morale del termine, ecco. Tutto rispetto per i minatori, e lo dico con sincerità. Allora, costruiamo un po' di parchetti qua dentro. Voilà. Abbiamo sbloccato un achievement e abbiamo sbloccato una bicicletta. Non so questi achievement sinceramente cosa comportino, ma vabbè. Comunque abbiamo fatto, abbiamo sbloccato anche un ponte rosso. Potremmo già costruirlo per celebrare questa nostra prima vittoria. Però no, perché è un ponte basso e andiamo a bloccare il fiume. Se lo facciamo, allora lasciamo perdere. Se fosse stato un torrentello l'avrei fatto. Potrei farlo qui. Facciamolo così per celebrare. Voilà. Ah, un ponte di legno. Ah, ho sbagliato, scusatemi. Distruggiamo il ponte. Macchinina è caduta in acqua, poveretta. Ponte red. Eccolo qua, un bel ponte rosso, vedete che eleganza. E costruiamo anche un altro. No, non serve costruire nient'altro. Allora, 152, benissimo. Allora costruiamo prima di tutto una bella chapel. Bella chapel, la costruiamo qui. L'avevamo detto di fronte al consiglio di quartiere. E qui, le case anche qua, vedete, migliorano. Wealthy village house. Per trasformarsi in una suburb house, una casa di sobborghi, dovremo avere 4100 di popolazione, la vedo difficile, e anche una scuola. La scuola, vediamo un po' se posso già piazzarla, in teoria sì, legname ne ho, ferro ne ho, e quindi vediamo la scuola, dove potrei metterla. Difficile mettere la scuola, ahimè, però potrei metterla qui, perché no? O qui, che copre qualche casetta in più. Voilà, qui... la felicità. Cos'è questa? Suburb house. Ah no, ok. Ce n'è una bloccata qui. Vicini religiosi. Vedete, si possono creare diversi quartieri in base alle nostre volontà. La chiesa quando è che si sblocca? Non si sblocca mai. Piazziamoci anche un bel bar per il villaggio. Uno qui, uno vicino alla scuola, no, meglio di no. Uno sicuramente qui, anzi qua, vicino ai pescatori. Voilà. E vediamo se c'è qualcos'altro in sbloccanza. No. Ah, è il villaggio a due piani. Sì, questo si è sbloccato. In pratica, anche il bar si può trasformare in un bar a due piani. Vediamo cosa serve. 450, manca poco per avere quello sblocco lì. Lo proviamo così. Anche qui. Ok. Vediamo quanta gente ha. 450 al momento, ma presto cambierà. Spero. Aumentiamo un po' la velocità. Perché rimane 450?
462, sono troppo pochi comunque. Vabbè, comunque, non riusciamo a vedere quel bar. Altre cose da sbloccare, Police Station non si può sbloccare, questa l'abbiamo fatta, questi li abbiamo visti. Bar urbano non è sbloccabile, questo siamo a posto così. Ok, allora direi che abbiamo visto abbastanza, ho quasi fatto un'oretta, un classico ormai per queste mie dirette dedicate ai city builder e agli strategici. Un gioco carino, tranquillo, rilassato, con una grafica piacevole, se vi piace il genere naturalmente, a ognuno il suo, che ha un'interessante, come vedete, concatenazione di necessità per ottenere diversi risultati, non solo estetici, ma anche proprio di funzionalità. Un gioco che personalmente ho apprezzato. Sì, un gioco non credo lo continuerò, sinceramente, perché sapete che io sui giochi torno raramente, però un gioco che secondo me vale la pena almeno provare in demo, provatela. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. O se non la provate, magari vi fidate di me, comprate il gioco completo, ditelo agli sviluppatori e fatemelo sapere nei commenti se vi è piaciuto o no. Comunque un gioco che io per questa demo promuovo. Detto questo, io sono il vostro signor Ojo e noi ci vediamo al prossimo mercato del giovedì.